Questo tema ti preoccupa, vero? Parleremo oggi di un tema che credo tutti conoscono, ma poche persone ne parlano. Dato che è un tema tabù, però è fondamentale conoscere gli effetti positivi e negativi che ha in tutti noi. Vedremo se in realtà la pornografia è così inoffensiva come è stato detto fino ad oggi. Ti invito quindi a rimanere fino alla fine perché ti darò un tip extra, un'informazione che probabilmente non conoscevi e sono sicuro che può cambiare completamente la tua vita. Dalla comparsa di internet, il porno è diventato un prodotto molto più accessibile, gratuito e si può consumare di una forma molto più anonima. Tra le analisi, gli investigatori hanno determinato che il porno influisce il volume della materia grigia del cervello, il tessuto neuronale direttamente relazionato con l'intelligenza. Secondo gli investigatori, tutto questo danno potrebbe essere la conseguenza di un'intensa stimolazione del sistema di ricompensa del cervello, che si attiva di fronte a uno stimolo esterno e si incarica di liberare i due neurotrasmettitori, la dopamina e la ossitocina, responsabili delle sensazioni piacevoli. Un'altra investigazione ha concluso che il cervello di quelle persone dipendenti al porno reagisce dello stesso modo in cui lo fa quello dei tossicodipendenti. I risultati dell'investigazione hanno anche determinato che gli usuari compulsivi del porno sentono ansia per vedere i video, però i suoi desideri sessuali non aumentavano. Qualcosa che succede della stessa forma in persone dipendenti alle droghe, secondo gli investigatori. I tossicodipendenti cercano la droga perché vogliono, ma non perché la godono. Ma ora viene la parte più interessante del video. Prendete foglio e penna perché condividerò con tutti voi i principali 7 effetti negativi del porno. Il primo effetto negativo è la creazione di legami emozionali con un mondo artificiale. In realtà, quando qualcuno vede pornografia, crea un laccio, un legame con qualcosa artificiale, con un mondo irreale, e può perdere l'abilità di creare legami con persone reali. Il secondo effetto negativo del porno è l'insoddisfazione, perché anche se all'inizio l'uso della pornografia può risultare eccitante, con il passo del tempo va generando una sensazione di vuoto, bassa autostima e una profonda solitudine. Per ultimo, crea una distanza emozionale molto grande nelle relazioni.
Questo succede, ripeto, perché il mondo della pornografia è artificiale e non può soddisfare la necessità di intimità emozionale. E dato che quella necessità basica rimane insoddisfatta, si produce una sete insaziabile. Mentre il terzo effetto negativo del porno è la frustrazione. In molte occasioni le persone usano la pornografia per sentire piaceri e scappare da sentimenti di bassa autostima, ansietà, noia. Ma in realtà, quando il piacere scompare, i sentimenti dei quali quella persona stava cercando di scappare compaiono con più forza che mai e lo obbligano a ripetere il ciclo. Con il tempo, la chimica cerebrale si vede alterata e produce un vizio. Una dipendenza con tutte le sue lettere. Ascoltate bene, il quarto effetto negativo del porno è la grande illusione. Proprio così, perché nel primo momento la persona si sente attratta dal porno a causa delle emozioni positive che genera inizialmente. Di solito il dipendente pensa: amo sentire questa forza, mi sento solo, è la ricompensa che mi do dopo un giorno difficile. Ma con il trascorrere del tempo la persona comincia a sentire emozioni opposte, contrarie a quelle dell'inizio. Ad esempio, mi sento spento emozionalmente, non godo di niente nella mia vita. I miei livelli di ansietà e stress stanno tutto il tempo alle stelle. Il quinto e non meno importante effetto negativo del porno è l'imitazione della pornografia nel mondo reale. Con la pornografia si usa il sesso come un sostituto della tenerezza, dell'intimità e dell'amore. Si converte purtroppo in una mercanzia usata per evitare la vera intimità. È come una maschera quindi per connettere con gli altri. Il sesto effetto negativo del porno è una fame esagerata. Mi spiego meglio. All'essere una sostanza che crea dipendenza, forma nell'organismo un appetito esagerato per la stessa. Questo appetito aumenta con il tempo, ossia con il trascorrere di più e più ore consumandola. In conclusione, l'ultimo effetto negativo del porno è l'aumento dello stimolo. Proprio così si comincia a aumentare lo stimolo guardando scene che prima la tua coscienza ti diceva di evitare, essendo scene completamente violente.
Ma purtroppo la dura realtà è che con il passare del tempo il porno non riempirà il vuoto lasciato per le ferite della vita. Ma difatti si produce il contrario. Le emozioni del passato vengono aumentate e si blocca la capacità per soddisfare le necessità emozionali. Quindi rovina completamente la capacità per avere una relazione sana e lascia la persona incapace di rispondere in maniera sessuale o emozionale davanti alla sua coppia. Per favore, lasciami sapere giù nei commenti come ti è sembrato questo video. Anche tu, direttamente o indirettamente, sei stato colpito dalla pornografia. Lasciami anche un forte like, per favore, perché il tuo like ci aiuta. Non è per dire che abbiamo i like e alla gente piace il video. No. Ma è il solo fine che YouTube promuova questo video ad altre persone, perché così funziona attentamente YouTube. Se voi lasciate un forte like, YouTube vedrà che questo video è buono e YouTube stesso lo condividerà ad altre persone. Un forte abbraccio per te, ci vediamo nel prossimo video in cui parlerò di cosa sta spingendo non solo gli uomini, ma soprattutto le donne a nutrirsi della pornografia.